la post-season, visto che si tratta di un'ala in grado di fare la differenza. È giovane, è tecnico ed esplosivo, può avere un grande futuro. Lui che è cresciuto nel settore giovanile del Liverpool. Pressing alto da parte di McKenna, riesce a sfuggire Blackstock, che prova a riciclare il pallone, poi rinviato da Southern. Sembra un po' in difficoltà il Blackpool in questo avvio, tremano forse le gambe degli uomini di Holloway. Insiste allora il Nottingham Forest con il mancino tentato a distanza siderale da Nathan Tyson. Pallone alto sopra la traversa di Gilkes, ma questo è il primo tentativo offensivo serio dell'incontro, con la percussione di Tyson chiusa con un sinistro di ottima potenza ma troppo alto. Nel finale di stagione regolare Tyson ha ritrovato una discreta continuità di impiego, partendo anche spesso titolare. Questo, nessuno pronto a raccogliere il suo suggerimento. Non ha una vera e propria boa offensiva il Blackpool, per cui questi palloni in profondità servono a poco. Oltretutto il Forest ha due eccellenti colpitori di testa nei centri della difesa come Morgan e Wilson. Pallone appoggiato per Cohen, che trova un gol fantastico e apre il punteggio a Bloomfield Road. Esterno sinistro impensabile di Chris Cohen, che segna dentro del suo campionato. Fulmina Gilkes, scatena l'entusiasmo nei tifosi in trasferta e dà un colpo già piuttosto duro ai sogni dei Tangerines. Rivediamo il tutto con il rinvio profondo di Lee Kemp. Baptist non ha liberato nel migliore dei modi, ma poi è una magia vera quella che trova Cohen. Uno dei gol più belli dell'anno, in una delle partite più importanti dell'anno. Si aprono così i playoff di Championship con il tiro improvviso e semplicemente perfetto di Chris Cohen, che infila il palo lungo. Impossibile anche solo pensare di intervenire per Matthew Gilkes. Il pugno al cielo di Cohen, che stenta a trattenere l'emozione. Non ha mai segnato così tanto in carriera. Ha in difficoltà nel dover esultare, perché non è abituato a questa situazione. Ha anche detto una volta di aver chiesto dei consigli ad Earnshaw. Gli è venuta naturale questa esultanza, perché ha fatto un gol strepitoso. La partita si sblocca, la partita si incendia. Il Forest fa il primo passo verso Wembley. Adesso prova ad insistere la formazione di Billy Davis, con Anderson che non viene contenuto da Coleman. Va Anderson al limite dell'area di rigore, poi cerca il movimento di Blackstock. Esce Gilkes, che controlla la sfera, probabilmente in fuorigioco. Dexter Blackstock. Andiamo a rivedere questo contropiede solitario di Paul Anderson con l'irlandese Coleman che non riesce a frenarlo. Era effettivamente offside il centravanti del Forest. Qua è stato forse fin troppo altruista. Incredibile. Con calma arriva a battere James Perch. Come vi dicevo, non avrà però una valenza doppia in caso di punteggio pari questo gol realizzato in trasferta. Dunque la finale è ancora tutta da conquistare per il Nottingham Forest. Qua ci ha provato anche Tyson, rientrato dopo il problema precedente. Già il terzo tiro verso la porta di Gilkes. Due di Tyson terminati alti, uno di Cohen finito sotto l'incrocio dei pali. Andiamo a rivederlo ancora una volta. Di prima intenzione, con il pallone in volo, calcia Cohen. Un tiro perfetto. Su basi permanenti, riscattando il suo cartellino dal Polonia Varsavia per la cifra pattuita di €1 milioni. Non ha avuto esitazione di investire su di lui Billy Davis, che si è detto entusiasta delle sue capacità attuali. Oltretutto, essendo molto giovane, ha ancora ampi margini di miglioramento. Grande stagione quella di Majewski, la sua prima nel campionato inglese. Ha dimostrato di avere un destro pericolosissimo. Potrebbe anche pensare di tirare da questa posizione. C'è lui sul punto di battuta. Fischia Daud, va invece per il cross. Cohen un po' ferma la difesa dei Tangerines. Ha provato ad inserirsi sul secondo palo Morgan senza trovare la sfera. Rinvio dal fondo per Gilkes, ma il Forest sta tenendo molto bene. Ha accennato ad una reazione del Blackpool dopo il gol di Cohen. Adesso gli uomini di Davis sembrano aver di nuovo le mani sui ritmi e sono anche in vantaggio. Non indicare il pallone, ma hanno preso solo Southern. Calcio di punizione in favore dei Tangerines, lo va a battere come sempre Adam, che prova a pescare il movimento di Taylor Fletcher. Pallone per Coleman, che può convergere, può addirittura andare per il tiro. Coleman lo ritarda, poi apre con il destro, il pallone passa in area di rigore e arriva il pareggio del Blackpool. Lo ha segnato Southern.
26esimo minuto, 1-1 Bloomfield Road, un'azione insistita di Coleman che forse preso dalla paura non ha voluto tirare, ha aperto sul lato sinistro di fatto scardinando la difesa del Forest che si è abbassata troppo, ne ha approfittato Southern in inserimento centrale, terzo gol in campionato per lui, tutto di nuovo in equilibrio, rivediamo la percussione di Coleman e l'ottima giocata sul lato esterno, poi è anche un po' fortunato Southern e riesce comunque a ribadire oltre Lee Camp, 1-1, Evatt addirittura l'autore dell'assist. Ha provato un disperato salvataggio di mano sulla linea Wilson, non è riuscito a ricacciare. Dal gol al 13esimo di Cohen, ha pareggiato al minuto numero 26 Southern, 1-1, tutto rimane assolutamente apertissimo. Anderson, Majewski prova a spingere il polacco, lo accompagna a sinistra Anderson, buono il movimento di Majewski, può andare per il cross, Paul Anderson superato, Gilks di testa, Blackstock colpisce la traversa e poi incredibilmente Tyson manda alto. Clamorosa occasione per il nuovo vantaggio del Nottingham Forest con un contropiede imbastito da Majewski e rifinito molto bene da Paul Anderson. Sfortunato Blackstock, lo stiamo rivedendo, è andato ad un colpo di testa a Palombella estremamente velenoso, respinto alla trasversale, poi l'errore grave è stato di Nathan Tyson. Non c'erano molte alternative alla soluzione acrobatica, però era anche piuttosto facile mettere il pallone nello specchio della porta, sbagliato Tyson. Con le mani perce, rumoreggia Bloomfield Road per le perdite di tempo del terzino del Forest. Riesce a rilanciare la difesa del Blackpool con Baptiste, poi Morgan si fa valere sul piano fisico, prolunga Cohen, la posizione di Tyson è regolare, può attaccare il Nottingham Forest, Majewski al limite dell'area, subito chiuso da Baptiste, c'è lo spazio però per Anderson che cerca i pali, non li trova. Buona, buonissima fin qui la partita di Anderson che sta azzeccando tutte le scelte, prima doveva passare e lo ha fatto bene, qua ha fatto bene a tirare, chiaro non era facile trovare il tiro giusto anche perché Simos dalla bandierina andrà a battere Radoslav Majewski, scorribanda offensiva per i colpitori di testa della difesa. Tre gol in campionato per Wes Morgan, nessuno invece per il suo collega Calvin Wilson. La battuta di Majewski, pallone controllato da Morgan che va per il mancino, il palo e Gilks gli dicono di no. Altra grande occasione per il Forest nel terzo ed ultimo minuto di recupero del primo tempo, andiamo a rivedere, bravo Morgan a chiudere il sinistro di prima intenzione, il palo è un difensore più che Gilks, lo hanno fermato, andiamo a rivedere, era superato l'estremo difensore dei Tangerine, salvataggio provvidenziale ancora una volta di Coleman. Si chiuderà qua la prima frazione di gioco con il corner battuto da Cohen verso il secondo palo, prova di testa a rimettere dentro Wilson, un altro salvataggio sulla linea, trema il Blackpool in questo finale di primo tempo, non vede l'ora che arrivi l'intervallo, Ian Holloway è imminente, prova un'ultima avanzata il Nottingham Forest con un pallone precipitoso che Craney appoggia per l'incerto Gilks, non buona la prima frazione. Campbell arretratissimo si gira e può andare ad attaccare da solo l'ex Birmingham City, quasi ostacolato da Ormerod che prova a chiudere il triangolo, contatto sospetto con Perch, calcio di rigore per il Blackpool, ha fischiato il penalty, filled out per la carica di Perch ai danni di DJ Campbell, aspettiamo un replay, sicuramente è stato scordinato James Perch ma è andato a cercare il contatto dalla sua, l'attaccante dei Tangerines. Aveva già rischiato nel primo tempo Perch con un tocco di mano su un colpo di testa. Attenzione perché è mano rosso, field out. Sposta il cartellino di tasca, sceglie poi il giallo. Ma per un attimo hanno sudato freddo i tifosi del Nottingham Forest. Vediamo la decisione di field out che sicuramente ha segnato il rigore alla Blackpool. Ora va a puntare il nome di Perch, cartellino giallo per lui. 2-2 il conto degli ammoniti, ma qua il Blackpool può portarsi in vantaggio sul conto che veramente conta, scusate il gioco di parole, quello del risultato. Etam contro Kemp, non sbaglia Etam, 2-1 per i Tangerines, partita ribaltata a Bloomfield Road, adesso in vantaggio c'è il Blackpool di Ian Holloway con il gol numero 17 in questa edizione di Championship di Charlie Etam, freddissimo dagli 11 metri, non ha lasciato scampo a Kemp. Esecuzione perfetta quella dello scozzese ex Rangers di Glasgow, è andato dall'altra parte il portiere del Forest, 2-1 e adesso per evitare
un ritorno carico di pressioni. La formazione di Davis deve pareggiare. C'è il fallo di Perch. Molto bravo Ormerod a dare il pallone di ritorno. Questa è una situazione classica dove l'attaccante prende il tempo e lo spazio al difensore che non riesce a frenarsi. Perch non trova il pallone, trova l'avversario che sicuramente è furbo nel frenare, nel farsi venire addosso il terzino rivale. Ma la decisione di Dowd è corretta, così come è corretto il cartellino giallo. Dowd adesso assegna una punizione molto interessante alla Nottingham Forest al limite dell'area. Protesta Evatt, che si dichiara innocente. Evatt era già ammonito, McKenna prova a protestare chiedendo il calcio di rigore, ma il fallo mi è sembrato assolutamente fuori area. Rivediamo la percussione di Henderson. Qua Evatt secondo me ha rischiato l'espulsione perché ha allargato volontariamente il gomito e ha colpito Paul Henderson. Poteva starci il secondo giallo, ci sta sicuramente la punizione, non il rigore per il Nottingham Forest, che però risponde immediatamente al penalty realizzato da Charlie Adam. Barriera nutrita, qua doppia chance, il sinistro di Cohen o più probabilmente il destro di Majewski. Lascia molto spazio sul primo palo Gilks, non mi sembra ben posizionata questa barriera per un eventuale tiro di Majewski. Ma invece Cohen con il mancino calcia debolmente alto sopra la traversa. Questa era una grande opportunità, per me doveva andare Majewski, che aveva un po' di spazio sul primo palo. Questo replay però smentisce questo tipo di visione, perché invece era coperto il primo a Bristol City e adesso ha la testa avanti rispetto al Forest nella corsa verso Wembley. Calcio di punizione però per il Nottingham. Andrà a batterlo con il sinistro Cohen, autore di un gol bellissimo ma anche di uno spreco su calcio piazzato appena dopo il gol di Adam. La battuta di Cohen, si inserisce Morgan di testa, Evatt provvidenziale, poi Adam prende l'ascensore per anticipare Perche. C'è Tyson attaccato da Coleman, Tyson si gira, cross in mezzo, Blackstock di testa toglie il pallone dalle possibilità di Morgan e spreca un'altra buona occasione. È mancato Blackstock, secondo me Henshaw potrebbe essere utile, anche se è una partita che si gioca più che altro, l'avete visto, sui palloni alti e dunque una torre risulta fondamentale. C'è da dire che la sta vincendo il Blackpool, che il centravanti vero e proprio non ce l'ha. Deve però cambiare qualcosa Billy Davis. Non ci sono ancora state sostituzioni, siamo al 69esimo minuto. Wilson, McKenna arriva a cercare di contenere Southern, può andare per la percussione Adam che apre all'indirizzo di Campbell. Questo è uno spreco criminale da parte di DJ Campbell. Molto bravo, molto lucido Adam a non farsi attrarre troppo dalla prospettiva del tiro. Linea difensiva orrenda quella del Nottingham Forest. Campbell è andato per la conclusione di prima intenzione e ha ciabattato il destro mandando il pallone altissimo. Si poteva e si doveva fare meglio in questo caso. Non ha mai segnato quest'anno. La posizione è più che invitante, completamente coperta la porta di Kemp, che però non vedrà partire il pallone. Anche Evatt a disturbare la barriera con la sua statura. Va Adam, soluzione bassa, ha sbagliato qua il capitano. Rimane però in attacco il Blackpool, il cross di Coleman, colpo di testa sulla bozzata di Taylor Fletcher, poi il tiro di Ormero da gioco però fermo. Aveva sfoderato un gran riflesso lì Kemp, in ogni caso aveva già fischiato Field out la punizione in favore della difesa. Andiamo a rivedere, probabile fuorigioco di massa, no, di fuorigioco non ce n'è alcuno. Difficile capire cosa abbia Field out in questo caso. Non c'è neanche fallo di mano, anzi il dubbio del Goldrick prova a rimettere in avanti, ben posizionato Cranny. Morgan per un ultimo disperato tentativo. McGugan non riesce ad arpionare la sfera, c'è comunque Ancho, prova Cohen con il mancino, Gilks blinda il 2-1. Dopo una partita rivedibile, Gilks cala la parata straordinaria al 95esimo, ancora Cohen con il mancino, il pallone si infilava nello specchio della porta, ma Gilks in tuffo ha detto di no e su questo calcio d'angolo finirà la semifinale di andata. Urla Gilks, non ammette distrazioni in questo momento, il recupero è scaduto. La battuta di Cohen, pallone arrotato, svetta e libera l'area di rigore Southern. È finita a Bloomfield Road. L'intervento con un braccio.